Eccoci tornati ancora insieme. Allora, pensate, oltre 2 milioni di persone nel mondo soffrono di sclerosi multipla e soltanto in Italia sono i pazienti 65.000. Per parlare di questa grave patologia salutiamo e diamo il benvenuto al dottor Diego Centonze, neurologo, responsabile del reparto di neurologia presso l'Università Tor Vergata. Dottore, in linea? Buongiorno, sì. Buongiorno a lei, dottore. Allora, durante questi giorni, è iniziato già da ieri, c'è un convegno in corso, giusto? Sì, qui a Roma. Ecco. Il convegno è organizzato in una sede inusuale per un convegno scientifico, è alla sala conferenza del CONI. Ah, la sala conferenza del CONI. No, mi sembra invece un luogo appropriato, infatti c'è anche un testimonial che poi è un campione, quindi si parla sempre di sport, quindi qualcosa c'entra, che è Aldo Montano, giusto? Il testimonial di questa campagna. E voi state parlando un po' dell'aderenza alla terapia, come riferita alla sclerosi multipla. Io intanto però inizierei a definire un po' questa gravissima malattia, dottor Centonze. Sì, la sclerosi multipla è una, come lei ha detto bene, una malattia molto frequente, colpisce prevalentemente le persone in età giovane adulta, quindi nel pieno della loro attività lavorativa. È la causa principale dopo i traumi di disabilità del giovane adulto, quindi davvero una malattia dai costi e non solo personali ma anche sociali elevatissimi. Oggi abbiamo degli strumenti terapeutici molto efficaci e il convegno di questi giorni mira appunto a cercare di capire come ottimizzare l'impiego delle terapie a nostra disposizione per la cura della malattia. Ecco, si parla infatti, perché sembra che non esista una vera e propria cura, un po' incurabile come malattia, però si può intervenire con dei trattamenti proprio per tenere sotto controllo soprattutto i sintomi, giusto? Sì, un farmaco risolutivo ancora non è a disposizione, tuttavia i trattamenti oggi a nostra disposizione, se assunti correttamente, questo è il punto su cui insiste il convegno, possono garantire un controllo davvero ottimale. Ecco, vogliamo spiegare com'è il decorso della malattia? La malattia inizia il più delle volte con la cosiddetta fase remittente recidivante, in cui alcuni sintomi neurologici, alcuni più tipici, altri meno frequenti, ma davvero molto variabili da soggetto a soggetto, si possono presentare, durare per un periodo che va da qualche giorno a settimana o mese e poi regredire. All'inizio la regressione dei sintomi è spontanea, è completa soprattutto, con il ripetersi degli episodi. Purtroppo la risoluzione tende a essere incompleta e quindi progressivamente si accumula la disabilità, che è il vero problema della malattia. Ecco, a che età colpisce? La media è in genere intorno ai 30 anni, ma ci sono soggetti che si ammalano molto più tardi, così come diventano sempre più frequenti o almeno sempre più facilmente diagnosticate e forme anche pediatriche in bambini. Ah, ecco, mentre prima era riscontrata soltanto nei soggetti adulti? Prevalentemente, ma tuttora è così, tuttora è così. Tuttavia le forme pediatriche stanno ultimamente acquisendo maggiore interesse. Certo, ecco, non si riesce a capire per quale motivo si sta espandendo anche verso un'età così... Ma sai, in parte è una questione che ha a che fare con la diagnosi, quindi gli strumenti Che abbiamo a disposizione... Forse si conosce meglio la patologia, quindi... Esattamente, quindi le diagnosi vengono fatte sempre più precocemente, certo, all'esordio dei sintomi, cosicché se prima in realtà... In genere i pazienti venivano all'osservazione del neurologo, la diagnosi veniva posta dopo qualche anno dall'esordio, adesso riconoscendola da subito abbiamo ovviamente l'impressione di un esordio più precoce della malattia, ma si tratta di una diagnosi più anticipata. Ecco, gli scienziati pensano che ci sia comunque sia una predisposizione genetica, giusto? Sì, la malattia è più frequente in alcuni soggetti geneticamente predisposti, ma non basta la genetica, ci deve essere un fattore ambientale, si discute molto su qual è questo fattore ambientale, probabilmente un virus. Dall'incontro di una predisposizione genetica a un fattore ambientale particolare può nascere la malattia. Ecco, perché sembra che sia proprio la Sardegna la regione maggiormente colpita.
In Italia c'è una sì, maggiore frequenza della malattia nella popolazione sarda, e quindi questo dove tra l'altro la malattia tende ad avere anche delle caratteristiche cliniche diverse dalla popolazione continentale. Questo fa chiaramente pensare a una predisposizione genetica particolare nella popolazione sarda. Certo, ecco, ma esiste una sola sclerosi multipla o ne esistono varie forme? Esistono diverse forme di sclerosi multipla. In genere si parla di sclerosi multipla remittente recidivante quando il decorso clinico è caratterizzato, come dicevo, da periodi di riesacerbazione cui seguono periodi anche lunghi di remissione clinica in cui i pazienti stanno bene. Ci sono delle forme cosiddette progressive che possono un po' rappresentare un'evoluzione delle forme remittenti recidivanti, oppure da subito essere forme progressive in cui non si assiste agli episodi di disfunzione neurologica transitoria, ma in maniera lenta e progressiva si assiste a un peggioramento e una disabilità che si accumula negli anni. Ecco, citiamo alcuni dei sintomi, quelli più frequenti, che inizia appunto con la visione sfocata, poi c'è la perdita di equilibrio, di coordinazione e poi mano a mano a salire ci sono dei veri e propri problemi motori, giusto? E può portare addirittura alla paralisi e alla cecità? Sì, la neurite ottica è molto frequente nella sclerosi multipla. Si definisce neurite ottica il danno del nervo ottico nella sua porzione retrobulbare, che è una spesso si riscontra o all'esordio o nel corso della malattia, quando ci sono ripetute neurite ottiche che colpiscono entrambi gli occhi, la cecità può essere l'esito finale. Ecco, ma come viene diagnosticata? Esiste un test specifico oppure si va per deduzione dai sintomi piano piano? Ma è una combinazione di fattori che contribuiscono a identificare la malattia in un soggetto. Innanzitutto la clinica, quindi l'evidenza di segni neurologici e sintomi clinici suggestivi della malattia, si deve poi ovviamente supportare il sospetto diagnostico con degli esami strumentali come i potenziali evocati, la puntura lombare, ma soprattutto la risonanza magnetica, che permette di identificare nel cervello e nel midollo delle persone affette le tipiche lesioni e demielinizzanti della malattia. Ecco, allora, quindi lei ha detto in apertura che proprio per combattere questa patologia la cosa più importante è aderire alla terapia, no? Come pensate di intervenire su questo argomento? Come si può fare per incrementare un po' l'aderenza alla terapia da parte dei pazienti? Ma innanzitutto io credo sia interessante e importante ribadire che le terapie funzionano se vengono assunte e se vengono assunte correttamente. Certo. Questo sembra una banalità, ma però è davvero, se considera per esempio che anche per malattie più gravi con farmaci davvero salvavita è molto frequente riscontrare una percentuale di aderenza alla terapia prescritta non ottimale. Consideri ad esempio che anche pazienti che prendono delle terapie per impedire il rigetto di organi trapiantati, anche in questi pazienti in cui uno darebbe per scontata la massima attenzione, la massima cura nella adesione, nell'aderenza alla terapia, e davvero questo non è sempre così. Nella sclerosi multipla, così come in tutte le malattie croniche in cui il paziente in qualche modo è legato alla necessità di fare un trattamento per periodi molto lunghi, potenzialmente per tutta la vita, questo è ancora più frequente. È evidente che ci sono ormai dati davvero convincenti pubblicati da diversi ricercatori indipendenti che fanno vedere chiaramente come la malattia tende a ritornare qualora la terapia non venga assunta correttamente. Quindi, a parte ricercare trattamenti sempre più efficaci, nuovi trattamenti sempre più efficaci, è importante utilizzare bene i trattamenti che abbiamo a nostra disposizione. E per fare questo è davvero fondamentale cercare di aderire
al trattamento prescritto con la massima attenzione. Molto bene, allora dottor Centonze, io la ringrazio per questa sua testimonianza, io mi auguro che il convegno proceda al meglio, ma credo proprio di sì. La ringrazio e le auguro un buon proseguimento di giornata. A lei grazie, buongiorno. Allora ringraziamo il dottor Diego Centonze, neurologo presso l'Università Tor Vergata di Roma.